That's not my neighbor, questo non è il mio vicino e sembra un gioco estremamente carino che vedo ovunque ultimamente e quindi ho detto lo devo provare, voglio vedere di cosa si tratta. In pratica bisogna far passare dei condomini all'interno di un edificio, però stando attenti a non far passare il double ganger, che è una sorta di impostore che ucciderà tutti se per sbaglio passerà. Ecco, insomma, questo è. Ah, qui dice che il double gangers non ci uccide immediatamente, ma alla fine della run. Poi alla fine della run avremo un punteggio in base alla nostra performance e c'è la possibilità di trovare e completare il Chester Quiz. Non so cosa sia. Giochiamo. Oh, abbiamo anche un filmato introduttivo. È tutto in inglese, purtroppo. Vediamo se riesco a tradurre. Ok, il seguente filmato è una produzione di DD con scopi. Oddio, che è successo? Ok, Saul, stai guardando questo filmato perché sei il nuovo portinaio dell'edificio. Il tuo lavoro è determinare qualsiasi persona vuole entrare. Ah, sì. Ah, ok, che qualsiasi persona che entri non sia un double ganger. Ah, il double ganger ovviamente ha l'abilità di trasformarsi in un'altra persona e identificarla. Ma non sono troppo bravi, potrebbero esserci delle imperfezioni. Ok, quindi noi dobbiamo capire dalle imperfezioni. Dobbiamo fare molta attenzione all'apparenza. Ok, all'aspetto. Ok, ricordati anche di completare la checklist, una lista dei vicini. Se ti perdi qualche dettaglio, significa morte per te e tutti quanti vicini. Ok, questa è la struttura del nostro ufficio. Vediamo come funziona. Dimmi tutto. Ok, questa è la finestra di sicurezza. Non dimenticarti di guardare molto bene ogni individuo che si avvicina. A destra abbiamo delle cartelle con le informazioni su tutti quanti i nostri vicini e il rispettivo piano. Abbiamo anche la checklist che dobbiamo completare. Poi vedremo e capiremo perché adesso non ho capito. Possiamo ricevere i documenti da quel buchino. Ok. Se abbiamo individuato l'individuo come non double ganger, possiamo farlo passare e farlo entrare nell'edificio. Mentre se pensiamo che sia un double ganger, dobbiamo premere quel tasto e chiamare il 3312. Ok. Per comunicare con la DDD o con qualsiasi appartamento in edificio, dobbiamo usare il telefono davanti a noi. Il tuo lavoro è molto importante, quindi fai attenzione, fallo bene, essenzialmente. Ok, capo. Ok, congratuliamoci con il portinaio del mese, Harry. Ok, non è che abbia fatto sto gran lavoro, però è stato l'unico a non essere ammazzato da un doppelganger. Bravo, Harry! Sì, come Harry, ma migliore. Va bene. Cerchiamo di non farci ammazzare. Ok, ci siamo, penso. Abbiamo capito come funziona? Salve. Benvenuto e congratulazioni per il tuo nuovo lavoro. Come hai visto dal filmato. Ok, il tuo lavoro è di verificare le entrate di tutti i vicini. Ok, abbiamo una lista delle persone che vogliono entrare. Ok, è possibile che ci sia qualcuno che non sia nella lista. O oddio, devo fare delle domande individuali se non sono nella lista? Ok, devo anche verificare che l'ID è corretto. Devo anche guardare la scadenza. Ricordati che è il febbraio del 1955. Cosa? Ti auguro, aspetta, ho già dimenticato tutte le cose che devo ricordare. Ok. Salve. Buon pomeriggio a lei. Ok, vediamo. Abbiamo Gloria Schmidt, appartamento F0201, la ragione. Sono residente nell'edificio, il mio appartamento è allo 01 al secondo piano. Ok, vediamo qui. Abbiamo. Questo credo sia il codice ID con una sorta di data di scadenza, presuppongo. Vediamo se nella lista c'è. C'è che. No, aspetta.
Come faccio a vedere se è nella lista di oggi? Ah, forse è questa la lista. Gloria Schmidt. Schmidt. Ok. Ok. Fammi un attimo controllare che è tutto giusto. Non ne ho idea. Devo controllare il secondo piano. Ah, devo vedere la sua foto, se è simile a quella che abbiamo qui davanti. Con anche l'ID. Oddio, mi sembra che sia tutto sotto controllo. Devo anche controllare l'ID. 6985223411150. 6985223411150. Mi sembra di aver detto tutti i numeri in modo corretto. Puoi passare? Chissà se era un double ganger. Secondo me, dai, no. Il prossimo! Eccolo qua. Salve. Oh, oh, ehi! Ma... Scusi. Roman Sklinski? Oh, aiuto, chi è lui? Cos'è successo? Un clown? Che fa? Chi sei tu? Hai mai sognato questo clown? Ogni notte un sacco di persone nel mondo, centinaia, vedono questo clown nei loro sogni. Se questo clown ti appare nei tuoi sogni, non giocare a nessun gioco con lui. Se vuoi altre informazioni, nachogames.it. Ok. Ok, ma scusate, è entrato uno che non l'avevo fatto passare. Ah! Ah, aiuto! Scusa, tu hai qualcosa in faccia! No, ma ti ho appena fatto entrare! Scusi, ma io ti ho appena fatto entrare, com'è possibile? Se quando sei uscita? Perché qui c'è... No, pericolo! Danger! Devo chiamare? Oddio, oddio, come funziona? Come funziona? Ma devo fare così? Oddio, non so chiamare. Sto chiamando bene. No, ho chiamato. No, ho sbagliato il numero. Ho sbagliato il numero. Aspetta, come fare? 3 3 1 2. Giusto? Pronto? Pronto? Sì, ho contattato io. DDD. Sì. Un gruppo di agenti è stato mandato al tuo appartamento. Ok, aspetto. Aspetto. Fatto, sistemato. Ma cosa succede se tipo puoi continuare il tuo lavoro? Cosa succede se tipo faccio prendere una persona che non è un double ganger? Questa aveva dei buchi in faccia che erano terribili. Cioè, e poi era appena passata, quindi direi che per forza. Salve, salve. Allora, innanzitutto controlliamo. Tu devi essere Selene Svecht. Selene Svecht. Esatto. Dipartamento 1-4. Sono un residente della struttura. Sono venuta per il mio lavoro da modella. Dal mio lavoro da modella. Ok, mi fai giusto controllare. Aspetta, scusa, ma io non ho la. Ah no, aspetta, qual è il piano? Allora, floor 1. Ok, appartamento 4. Eccola qui. Lei. Direi che ci assomiglia molto. Ha un neo sulla. Oddio mio, ma ha due gemelle. Ah, ma ci sono due gemelle. E qual è la differenza? Solo il neo cambia tra di loro? Ok, leggiamo il numero di 78561329514. 78561329514. Mi sembra che sia tutto in regola, puoi passare. Forse devo tenere premuto questo prima di far passare. Mi sa che ne ho fatto passare uno. Prima ho fatto passare un tizio che non doveva entrare. No, tu che schifo c'hai in faccia, scusami, eh. Tu dovresti essere qualcuno di questi? No, chi caspita sei tu? Angus Ciprianni? Ma chi sei? Sono un residente del. Sono. Ok, residente della struttura. Vengo dal mio lavoro come businessman. Io. Ok, piano 1, appartamento 3. Eccolo qua.
Allora, la cosa che mi chiedo io è, ma se questi hanno dei buchi... Allora, quella con i buchi era palese Dumbledore perché era appena entrata, ma se questi hanno dei buchi... No, questo non è nella lista, c'ha dei vermi in faccia... Cioè, uno può avere dei vermi in faccia senza essere un Dumbledore? Allora, vediamo il codice 565 00369845. 565 500 369845. Ma io non... Oddio, dove è finito il... No, ah, ok, ecco. Scusate, stavo un attimo preoccupata. No, amo, mi stai facendo paura. Aspetta, ma io posso chiamare? 5513, vediamo se posso chiamare. 5 5 1 3. Ciao, sta parlando Cipriani. Eh no! Non sto aspettando nessuna visita oggi. Eh no, eh no, eh no! Emergenza! Emergenza! 3-3-1-2. 3-3-1-2. Aiuto! Aiuto! C'è un uomo con dei vermi in faccia che sicuramente non è il signor Cipriani perché l'ho chiamato e mi ha risposto. Sì, vi ho contattati io. State mandando gli agenti, grazie. Ok, perfetto. Posto così. Posso continuare il mio lavoro. Ottimo, ottimo, grazie mille. Allora, intanto metto qui la chiusura, perché sennò mi passa la gente che non deve entrare, come è successo prima. Cioè, prima... Oh, ferma te! Ma dove va? Ah no, era questo il tasto che devo tenere premuto. Ok, ho fatto passare persone. Mi auguro che lei fosse sana, perché sennò ho un po' paura. Allora, tu dovresti essere Steven Rodboys. Steven Rodboys. Ok. Lui è nell'appartamento 303, che fa my job pilot. Mi sembra tutto nella norma. Andiamo a controllare. Eccolo qua. Steven Rodboys 5 6 5 8 4 5 4 5 5 9 6 5 5 6 5 8 4 5 4 5 5 9 6 5. Beh, ho detto boh, lo stesso. Dai, puoi passare, secondo me. Se, io voglio sapere poi ovviamente quali sono quelli che non erano. Non erano. Cioè, che erano double. E tu chi sei? Buonasera, buonasera. Tu? Ah, tu sei McCloy Rudeboys. Però hai un cappello. Hai un cappello, eh. Hai un cappello che di solito non hai. Ok, mi devo fidare? Mi devo fidare? Sei venuto dallo shopping. Ok, posso provare. Qual era il tuo appartamento, bro? Dove c'è scritto? 3-3, ah, ecco, abitava lì. 4-2-4-2, per sicurezza io chiamo. Ah no, always wears a... Ah, qui mi dice che indossa sempre un cappello. Allora, perché nella foto non ce l'ha? Allora, dai, non lo chiamo neanche, so che sei a posto. Ok. Sai quanti bisogna... Cioè, quanto dura una run? Quanta gente bisogna far passare? Che schifo sei! Che schifo sei! Chi dovresti essere? Margaret Bubbles dovresti essere? Ma non c'hai nemmeno una foto, ma signora! Ma signora, ma assolutamente io non la faccio passare. Oddio, però non vorrei che... Fammi controllare, va. Magari, cioè, la punta un'ape. Potrebbe averla punta un... Non lo so, possono succedere queste cose? Il terzo appartamento del secondo piano. Che dire? 10326801459010 10326801450 10329 84. Mi sa che è giusto il numero. Allora, signora, io per sicurezza chiamo il suo appartamento, eh. Cos'è? 6431. Vediamo. 6 4
3, 1. E non mi risponde nessuno. Allora, qui non hai la foto. La faccia è martoriata. Ah, posso parlarle, Lidi? L'appearance. Ah, posso fare una domanda? Cos'è successo? E non mi risponde. E non mi rivolge la parola. Cioè, io come faccio? Ho capito, ma... avrei potuto chiedere a un sacco di altri. Ma allora, Margaret Bubbles, io come faccio a farla passare con sta faccia? Nonostante qua ci siano comunque delle cose corrette. Allora, intanto non hai la foto, quindi già questo non va bene. Ma io poi le faccio le domande, ma tanto non mi risponde. No, guardi, mi dispiace, io non posso correre questo rischio. Poi se davvero è lei, cioè, io non so cosa dirle, però io chiamo l'emergenza. 3, 3, 1, 2. Per forza, per sicurezza, cioè, oh, la signora Margaret non me la racconta giusta. Eh sì, abbiamo... Ma io posso saperlo poi se questa era davvero un doppelganger o no. Quando me lo dirai, chissà. Va bene, non lo sapremo mai. Proseguiamo. Salve, carina. Buon pomeriggio, ma tu non hai l'ID? Ok. Tu sei Mia Stone. Mia Stone, piano 3, appartamento 1. Però perché non hai l'ID? Mi scusi, signorina? Hai dimenticato il tuo ID dimostrare. Ah, l'hai dimenticato, ok. 7895-6452-5115. Ok. 78. Era giusto. Ah sì, 7895-6452-5115. 7895-6452-5115. Mi sembra che sia giusto. Mi sembra anche che l'apparenza è corretta. Belle labbrona. Direi che non... Cioè, puoi passare, mi sembra che sia a posto lei. Può capitare di dimenticarsi di mostrarmi la carta d'identità. Oh, santo cielo! Peach Peach? Pesca pesca? Ho fatto un altro obiettivo, chi sei tu? Peach Peach Peach! Pesca 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 pesca! Peach 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 Peach! Solo Peach. Ma tu sei nella lista? No, chi cacchio sei? Scusami. Chi sei? Peachy Peachy Peachy. Ho capito, ma non mi... Cos'è successo alla tua faccia? Ma tu parli, dici solo Peachy? Amore, non ti posso far entrare, ma chi cacchio sei? Ma mi dici solo... Ma perché non si può comunicare con quelli con cui sono in dubbio? Senti, qua nella lista non ci sei. A meno che non sei... Qualcuno di... Ah, ecco, sei questo. Sei Roberski Peachman. Ah, si chiama Peachman. Long neck, without eyebrows, big nose. As a goatee? Non so cos'è un goatee. Chiamiamolo. 2668. 2, 6, 6, 8. Robensky Pitchman speaking. Oh. Mio fratello non è a caso, a casa. Oddio mio. Aspetta, dove stava sto tizio? Piano 1. Robensky. Ah, però mi ha risposto Roberski, non Albertensky. Eh no, eh no, eh no, eh no.
Albert Einstein, infatti, è nella lista. Eh no, allora abbiamo la conferma. Sì. 3, 3, 1, 2. Col cavolo che ti faccio entrare. Mamma mia, proprio col cavolo. Potevo avere la conferma, ma ho voluto esserne. Cioè, poteva essere ovvio, ma ho voluto esserne certo. Ho voluto la conferma. Grazie mille, grazie. Continuiamo il nostro lavoro. Ci impegniamo per non far succedere niente di brutto. Salve. Buon pomeriggio. Tanto non mi hai dato l'ID. Tu devi essere Arnold Schmidt. Arnold Schmidt, sei un residente. È arrivato dal suo lavoro di scrittore. Dov'è il tuo ID? Eh sì, ci si dimentica facilmente dell'ID ultimamente qua, eh? Arnold Schmidt è nella lista. Non vedo difetti nella sua foto. Oh, c'è un cappello però, eh? Fammi un attimo controllare. Quale piano è? Il 2? Il primo. Arnold Schmidt. Ok. Non parla di un cappello. Potrei magari chiedergli come mai ha un cappello. Cos'è c'è no che non va nel mio aspetto? Presta attenzione alle foto e check. Vabbè, ma io volevo semplicemente vederti senza cappello. Non è possibile questa cosa? Perché qui non. Vabbè, penso che comunque non. Cioè, perché. Ah no, where's that? Allora, no, non l'avevo visto. Scusi. Mi scusi, signore, per averle fatto perdere tempo. Si sa che comunque bisogna prestare attenzione. Non è un lavoro facile, assolutamente. Non avevo letto che indossava spesso un cappello. Ma tu sei già entrata, bro. E di nuovo ti sei dimenticata l'ID. Ma tu sei già entrata. Mia Stone è già entrata, scusami, eh. Oddio, ma ho fatto entrare la mia Stone sbagliata. 7, 8, 9, 5, 6, 4, 5, 2, 5, 1, 1, 5. Qual è il tuo piano? 7, 8, 9, 4, 6, 4, 5, 2, 5, 1, 1, 5. C'è qualcosa di diverso nel suo aspetto? No, no, com'è possibile che tu sia. Qual è il tuo numero? 1, 4, 2, 5. 1, 4, 2, 5. Ok, dottor Wu Afton. Ok, lui e la sua fidanzata sono nell'appartamento in questo momento. Allora tu chi sei? Oh, perché mi sono preso uno spavento? Non lo so. No, no, zii, tu non vai bene. My entry request. Ah, non vedo. Scusi, no, aspetti, torni a parlare. Ah no, non c'è niente di sbagliato, aveva solo dei denti molto gialli. Ma tu sei già nell'appartamento. Così, se questo è un doppelganger è estremamente bravo. Perché potrei aver fatto entrare la persona sbagliata. Cioè, cosa mi dice che non sia lei quella giusta e là ci sia quella sbagliata? Dove devo trovare un errore? Non so come individuarlo, però. Senti, mi dispiace, signore. Spero che di aver fatto entrare quella giusta prima, perché sennò sono rovinata. Sono molto curiosa di sapere come finisce questa run. Sì. Grazie mille, grazie per aver ripulito la signorina. Possiamo continuare il lavoro, ottimo. Oh,
Ecco, lei è Addirittura. sana, lei sembra proprio la Margaret giusta, direi. Margaret Bubbles. Ha una faccia a posto, direi. È nella richiesta, non è vestita strana. Guarda, io senza ulteriore indugio io la faccio passare perché mi fido. Proseguiamo. Aspetta, tu sei quello che mi sono persa prima! Mizzica, lui mi era passato prima. Vediamo un po'. Ok. Lui è il piano 1, numero 1. 4, 8, 3, 9, 2, 4, 0, 5, 9, 6, 8, 4. 4, 8, 3, 9, 2, 4, 0, 5, 9, 6, 8, 4. Oddio, indossa un cappello. Beh, se lui è quello giusto, io penso di aver fatto un tale un double ganger prima, perché mi sa che era lui quello che mi era persa, perché non avevo capito come funzionava. Però possiamo chiamare 1152, vediamo. Vediamo un po' chi c'è. Sì, Roman Stilinski? Ok, siete nell'appartamento adesso. E non state aspettando visite, capisco. Signore, cosa posso dire? Ronan. Ah no, questo è Roman. E lui è Ronan. Eh no, è il suo ID è sbagliato. Il suo ID. Il suo nome. E io vedo qualcosa di sbagliato invece, signor Ronan. Voleva farmela questo. 3, 3, 1, 2. Cavolo, devo controllare qualsiasi minimo dettaglio comunque. Sì, lui è la persona sbagliata. Che fortuna che mi è passato quello lì allora. Magari non me ne sarei accorta, penso. Va bene. Eccolo qui. Salve. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Tu sei Albertinsky Peachman. Ok, Albertinsky Peachman. Un lavoro come showmaker. Ah, fa le scarpe. Dov'è il tuo ID, bro? Te lo sei dimenticato. Va bene. Albertinsky Pitchman 14651298635 4 14651298635 4. Ha dei capelli, una lunga faccia, un prominente chin. Direi che lui può entrare perché avevo anche chiamato prima, appunto. Ah no, aspetta. No, sì, giusto, giusto, giusto. Giusto, giusto così. Sei un po' sporco. Francis Moses, cosa ti è successo? Tu sei nella mia lista? Assolutamente no. Dov'è la entry request? Ok, così almeno sappiamo chi sei. Sei Francis Moses dell'appartamento piano 3, 2. Ok, vorrei chiederti come mai sei sporco di sangue. Sì. Non è sangue, e che cos'è? Un nuovo tipo di latte. Latte rosso, latte scarlatto, certo. Attenda un momento, la prego. Fatemi un attimo chiamare. Eccolo qua, lui, sì. Ok, 4122, chiamiamo un attimo. 4122. Eh sì, abita solo lui, è Francis. Non stai aspettando nessuna visita oggi, Francis. Immagino, ma signore, mi dispiace, non vorrei dirglielo, ma... Aiuto! 3312.
3, 3, 1, 2. Madonna, ma quanti ce ne sono? Ma tantissimi. Io pensavo che ce ne fossero molti di meno. Uno su due è Double Ganger. Ok. Perfetto, sono contenta, sono contenta. Possiamo continuare il nostro lavoro. Va benissimo così. Oh! Oh no! No! No, ma come? Beh, allora, ho catturato 6 Double Gangers. È stato ucciso un vicino. E Double Gangers, che hai lasciato entrare 2. Chi erano? Posso vedere? Selene e Mia avevano il naso sbagliato? Chi cacchio è Selene? Mia era quella col labbrone, mi sa. Ho sbagliato. Ok. Carino. Simpatico. Ditemi se vorreste altri video di questo. Proviamo a vincere. Cioè, a quanto pare ho sbagliato. 2. Voi li avevate trovati? Avevate capito? È bello, secondo me, giocare mentre guardate il video. Dai, ragazzi, per questo è tutto. Noi ci vediamo con un prossimo video. E niente. Sono morta. Vabbè, ciao.